Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, faccio questo video per due motivi. Uno, perché volevo provare a farne uno con questa, non è una videocamera, una macchinetta fotografica che avevo regalato ad uno dei miei figli, non so, però fa anche video. E volevo provare com'era, senza stare col telefono in mano, questo l'ho attaccato a basetta, tanto così per vedere sia la qualità audio che video. Esattamente questa ve la faccio vedere. Poi per un altro per un'altra cosa che invece sono trovato oggi, e la domanda mi è nata spontanea. Allora, in questi giorni, ieri e oggi, mi sono preso 2 giorni di ferie perché sto facendo un po' di lavoretti in camper, eccetera, eccetera. Ho approfittato che comunque lunedì vado a fare lavoro di sera, quindi ho anche lunedì in giornata libero. Allora, dico, con 3-4 giorni riesco a fare qualcosa in più. Tanto non si può uscire, dico, stiamo a casa, scendo e faccio qualcosa. Oggi pomeriggio, comunque ho cominciato ieri a fare lavoretti, eccetera. Oggi pomeriggio sono sceso un'altra volta e volevo cambiare il flessibile della doccia. Stavo andando da Leroy Merlin, perché oltre a questo volevo prendere tutto il sali e scendi, cambiare quello che c'è in camper, perché è comunque vecchio, volevo cambiargli la posizione, eccetera. E mi richiama mia moglie, ma nel frattempo io ero in camper a smontare questo, quindi ero sotto casa. Mi ha detto: guarda che l'Euro Marlè è chiuso, perché oggi poi è sabato, non ci abbiamo pensato, e le ordinanze del governo, quelle sono, dice, sabato e domenica sono tutti chiusi, a parte forse, non lo so, se i supermercati e quant'altro. Allora, mi è nata la domanda. Per carità, sono d'accordo con questo, perché così si evita, diciamo, di dare alle persone l'incentivo di uscire il sabato e la domenica, eccetera, eccetera. Ma se al posto del flessibile della doccia, che non è nulla di urgente, visto che poi tra l'altro è anche del camper, ma pure se era di casa, no? 2 giorni non te fai la doccia, te lavi a pezzi, va bene. Ma se invece del flessibile fosse stato proprio un tubo dell'acqua o magari un tubo del gas, come risolvi il problema? Tubo dell'acqua per 2 giorni non te lavi o per 2 giorni non bevi? Dice, vabbè, per bere puoi prendere l'acqua minerale, sì, d'accordo. Per lavarmi non me lavo. L'acqua calda non la puoi usare perché l'acqua non la puoi aprire. La lavatrice non la puoi fare, poi fa niente, la lavastoviglie, non puoi lavare i piatti, non puoi cucinare perché non c'è l'acqua, come cucini? Con l'acqua minerale? E se era un tubo del gas? Se io ho il piano cottura che mi perde il tubo del gas, mi si rompe per una qualsiasi motivo. Qualsiasi motivo, magari perde. Non posso andare a comprare il tubo del gas perché sono tutti chiusi, non è un bene di prima necessità come dicono loro. E io che faccio? Per 2 giorni non mangio, non posso manco uscire di casa, i ristoranti sono chiusi, le pizzerie sono chiuse. Come cucino? Che faccio? Mia moglie dice: beh, chiami il pronto intervento. Sì, probabile, sicuramente il pronto intervento ci sarà, ma il pronto intervento si paga le sabato e di domenica, anche gli altri giorni, ma le sabato e di domenica si paga. E chi lo paga? E se io non ho i soldi per pagarlo? Oppure, se quello non c'è il pezzo e lo devo andare a comprare, dove lo va a prendere se sono tutti chiusi? Allora io mi chiedo, possibile che non è stato pensato un'evenienza del genere? Io credo che almeno in ogni città avrebbero dovuto stabilire a turnazione, magari un sabato e una domenica per uno, in svariate zone della città, a dire: qua c'è un, come
diciamo un brico, per un brico, uno di questi che se ti serve un ricambio lo puoi trovare, non lo so, un autoricambi, te se può anche rompere la macchina. E se te si rompe la macchina, come ci vai a lavorare? Perché io che lavoro il sabato, ma c'è anche chi lavora la domenica. Magari te si rompe una cosa, scarichi la batteria, non lo so. Puoi comunque andare a un supermercato di questi e prendere il ricambio per permetterti di andare a lavorare. Possibile che nessuno ci ha mai pensato. E questo volevo dire, voi siete d'accordo con questa cosa, cioè con la mia stessa idea, oppure siamo tutti una massa di pecoroni, come ho sentito? Ah no, non si può uscire, non si può uscire, ah no, no, il sabato è tutto chiuso, la domenica non si può andare da nessuna parte. Ma possibile che siamo noi italiani una manica di pecoroni che dobbiamo ragionare con la testa degli altri e non con la nostra? Possibile che non c'è stato un italiano che ha detto, no, così non si può fare, perché comunque può succede questo, questo e questo. Quindi un punto di emergenza, che è vero che a differenza del mangiare o della salute, nulla è di prima necessità, no? Perché ovviamente quello è in primis e sono d'accordissimo. Però ci possono stare anche questi casi. Se io devo andare al lavoro, mi devo recare solo, cioè devo uscire di casa solo ed esclusivamente per andare a fare la spesa e andare al lavoro, devo anche avere la possibilità di andarci. Non posso via mezzi pubblici, no? Come non sta in mezzo alla folla per i mezzi pubblici? Sempre ammesso che ci siano, che girano. Non lo so, perché io so, è una vita che mi prendo. Però queste cose, secondo me, le avrebbero dovute calcolare. Quindi non lo so, diciamo che ho fatto questo video per queste due cose, per provare questa macchinetta, ma macchinetta proprio alla romana, questa fotocamera, va bene così, questa fotocamera, anzi ve lo dico con l'occhiale che sembro più intellettuale, con la fotocamera che fa anche video e c'è sascio da 14-16 megapixel, non lo so, e anche per porvi questa domanda e sapere voi cosa ne pensate, se so io lo strano che ragiono in modo certo e fai cose come te pare, o seppure pure voi magari dice cazzarola, però a pensarci bene c'ha ragione, perché no, ma non perché voglia ragione, per vedere se anche altre persone vedono, hanno questo punto di vista, insomma, come il mio. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e spero di rivederci presto, magari con qualche viaggetto in camper, qualche nuovo paesino, qualche gita nuova, insomma, che riusciamo a fare, speriamo il più presto possibile. Un bacione, ciao a tutti, a presto.